Ciao ragazze, in questo video vorrei farvi vedere i miei decori per Natale e io adoro il Natale e adoro decorare la casa per Natale e spero che questo video vi piaccia. Ho steso sopra il camino questa decorazione di finto pino e poi mi sono divertita a decorarla con varie cose che ho in casa, ad esempio un Babbo Natale, un angioletto, delle candele oro, delle palline di Natale, delle luci e poi delle pigne colorate d'oro. Potete decorare le pigne con della vernice spray oro o argento di qualsiasi altro colore vi piaccia. Io adoro l'oro, il verde e il rosso per il Natale. Poi ho preso un vaso trasparente, dei fiori che ho decorato con una bomboletta spray oro e delle luci e ho messo le luci all'interno del vaso. Se volete potete lasciarlo così oppure potete anche aggiungere i fiori. È una cosa velocissima, molto semplice e banale, ma anche molto d'effetto, che riesce subito a scaldare l'atmosfera e a creare un ambiente natalizio. Sulla finestra io e la mamma di Massimo, perché questa è casa sua, abbiamo aggiunto dei decori che lei aveva già in casa e sono tutti oro e rossi, come vedete, che sono i colori del Natale per eccellenza. E adoro quella mela, perché se mettete una lucina all'interno proietta sul muro tutte queste stelline, quindi vedete la proiezione delle stelline sul muro. Come centrotavola abbiamo fatto sempre una cosa semplicissima e velocissima sui toni dell'oro e del rosso. Visto che i decori che faccio di solito, compreso l'albero di Natale, quello che si mette in sala, sono molto molto tradizionali, ho deciso di osare fare una cosa un po' kitsch per la mia postazione trucco, quindi ho decorato tutto l'alberello con i decori argento e rosa e fucsia, decisamente kitsch, sì lo so, però volevo fare qualcosa di diverso e adoro quegli uccellini rosa con sopra i brillantini fucsia, sono veramente carinissimi. E anche qui la mamma di Massimo mi ha aiutato, perché lei è molto appassionata di queste cose, quindi mi ha aiutato a fare tutti i decori. E la ringrazio. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere anche voi come avete decorato la vostra camera oppure la vostra casa, vi mando un bacione e auguro buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Mua, ciao!